dicono: occhio che vi stiamo osservando. E questa è la follia atomica. Questo è un esperimento, il Baker, luglio 25, 1946. Aureo, per favore, giusto per capire cos'è una guerra nucleare. Aureo, qui al massimo. Sono questi qui. L'esperimento Kestrel-Bravo, effettuato il 1 marzo del 54, di nuovo nell'atollo Bikini, la potenza stavolta era di 15 megatoni, mille volte la potenza delle bombe sganciate su Hiroshima e Nagasaki. Il fungo ha bucato la stratosfera, vedete? Guardate, ha raggiunto un'altezza di circa 40 km, considerate che questo è il Monte Everest. Un'ampiezza di fungo atomico di circa 100 km, la Kestrel-Bravo, e non è la bomba più potente perché, come vi ho detto, è stata la Zar russa, che era, questa era più del triplo circa. Poi fu fatta esplodere quasi al suolo e, nonostante i venti sfavorevoli che avrebbero portato tutta la radioattività ai vicini atolli di Rongrik e Rongelap, causando tanti morti e malattie negli abitanti delle isole Marshall, l'hanno fatto uguale perché volevano vedere cosa succedeva. E sapete quante ne hanno esplose queste fogli di bombe? Guardate un po'. Fino a oggi oltre 2060 bombe nucleari. La Madonna, Fatima, dice: una grande guerra si scatenerà, non oggi né domani, ma nella seconda metà del secolo XX. Infatti, nella seconda metà del secolo XX si è scatenata l'era atomica e la guerra è stata combattuta perché sono state esplose, amici, oltre 2000 bombe nucleari. Quanta radioattività è finita oggi nel mondo? Perché ci ammaliamo? I tumori sono diventati peggio di un raffreddore. I maschi perdono i capelli. La fertilità si è abbassata di oltre il 30%.
perché il mondo è stato invaso dai fallout radioattivi di questi pazzi. Fortunatamente siamo ancora vivi, perché in quegli anni gli extraterrestri ripulirono per quanto possibile l'atmosfera, ci hanno dato un po' di tempo ancora, nella speranza che cambiassimo. Questa è un'animazione che fa vedere tutti i test atomici fino al 98. Mancano quelli della Corea e i pochi altri che sono stati fatti dalla Francia. Questo è l'India. '45 bombe da Cina. '210 la Francia. Tutto il pianeta è stato bombardato col nucleare, 45 la Gran Bretagna. '715 l'Unione Sovietica, guardate cosa è toccato all'Europa. '1032 gli Stati Uniti d'America. Tutti lontani da casa. Tutto questo, amici, perché noi non siamo cittadini del mondo, noi siamo egoisti, siamo indifferenti, ci facciamo gli affari nostri, ma questa è casa nostra e stiamo morendo a causa di questo. I costi di tutto questo, migliaia di miliardi, ma perché non li abbiamo spesi per fare del pianeta un bellissimo giardino di pace, di bellezza, di fratellanza, senza povertà, senza malattie? Ma che gente c'ha in testa l'essere umano? Perché fa così? Io non lo capisco. Salto la parte delle testimonianze sugli UFO, ve ne cito solo una, ve la faccio ascoltare, estratto da un documentario di Massimo Mazzucco, I padroni del mondo, vi invito a vederlo, fatto molto bene. Mazzucco è un altro di quelli che fa vera informazione, e questo mostra quel signore che conoscerò a San Marino domenica prossima. È un vero e nel luglio del 2008 alcuni ex militari americani hanno rivelato pubblicamente che, più di un'occasione, questi oggetti non identificati sono riusciti a neutralizzare con estrema facilità gli impianti missilistici atomici degli Stati Uniti. They also claim a cover-up. There are hundreds of declassified documents which indicate that UFOs have demonstrated a distinct and ongoing interest in our nuclear weapon sites. This is very widespread. What you're seeing here this evening, this is tip of the iceberg. Nel 1964, il tenente Robert Jacobs era un cine operatore dell'esercito americano, di stanza alla base aerea di Vandenberg, in California. Mentre stava filmando un test missilistico, vide un oggetto volante entrare nell'inquadratura, distruggere la testata nucleare del missile e poi scomparire nella stessa direzione da cui era venuto. Suddenly, the same direction this stuff was flying at about 8,000 miles an hour. The object came into the frame, shot a beam of light at the warhead. Flew up to the top, shot another beam of light at the warhead, flew around the direction it was flying, shot another beam of light at the warhead, and flew out the same way it came in. And the warhead tumbled out of the outer space. La velocità a cui si muoveva l'oggetto volante, oltre 12.000 km all'ora, e la sua capacità di cambiare direzione in qualunque momento, portarono i militari ad escludere che la sua origine fosse di tipo terrestre. Dopo che i superiori di Jacobs ebbero visto il filmato, lo sequestrarono e lo consegnarono alla CIA. A Jacobs fu imposto di non dire nulla. We got a UFO. And he said, Lieutenant, you are never to speak of this again. As far as you're concerned, this didn't happen. La testimonianza di Jacobs è confermata da quella di Ross Phillipson, che al tempo era un colonnello dell'aviazione militare. They actually photographed the UFO following the missile as it climbed into space and shining a beam on it, which neutralized the missile. And this was recorded, it was all hushed up.
Nel 1967 Robert Salas era implicato nel controllo delle rapide lancio dei missili con testata atomica della base di Malmstrom nel Montana. Si era in piena guerra fredda e i missili americani con testata nucleare venivano tenuti costantemente armati, pronti ad essere lanciati in qualunque momento. Mentre Salas si trovava sottoterra nella stanza di controllo, fu informato che uno strano oggetto volante era improvvisamente comparso in cielo e stazionava da alcuni minuti proprio sopra l'ingresso della base. He wants to know what to do. I tell him to secure the facility. We hang up. I go to tell my commander. So within seconds, my missiles start shutting down. I recall losing all town. By shutting down, we mean what? By shutting down, what I mean is they were not launchable. They were in no-go condition, disabled. How long to restart them? How long to restart? Well, I'm sure it took over a day. Anche la testimonianza di Salas è supportata da quella di un altro colonnello, Dewey Nansen. The crew going on duty, and the crew. No, le profezie sono il progetto di Dio, non sono un progetto religioso, sono il progetto per la sua creatura, è il suo progetto. Dio ha determinato leggi che sono leggi scientifiche, non sono leggi religiose. Abbiamo visto che i credo religiosi non hanno nessuna influenza sulle leggi naturali. Tutti nasciamo, cresciamo, invecchiamo e moriamo, animali e regno vegetale compreso. Dovremmo capirlo, amici, noi terrestri, prima o poi, che siamo soggetti a delle leggi e che ogni nostra azione comporta una responsabilità, cioè una ricaduta reale nella nostra vita. Quindi una volta che la causa, cioè l'azione, l'abbiamo fatta, l'effetto non lo controlliamo più. Quindi dobbiamo lavorare nel mondo delle cause. Prima di fare una scelta, una cosa, dobbiamo capire bene che effetto produrrà, perché quando l'abbiamo fatta non la possiamo più fermare. Il libero arbitrio è nella scelta, non nell'effetto. Nell'effetto può solo cercare di parare i colpi, ma i colpi arrivano. La nostra indifferenza, il nostro chiuderci nelle nostre cure familiari, nel nostro paese, nel nostro partito politico. Ma tutti mangiamo, respiriamo. Può esserci un partito politico che possa avere più bravura rispetto a un altro nelle necessità dell'essere umano che è uguale per tutti. Partito, diviso, dividi e t'impera. Tutto un grande inganno, amici, per tenerci in scacco. È un inganno, un inganno. Dobbiamo riprendere in mano la nostra responsabilità e la nostra vita, perché noi siamo responsabili, ci piaccia o meno, siamo responsabili. Chiudo con l'esperienza di un mio amico, perché chiude l'esperienza di questo signore la profezia di Fatima, che finisce con il ritorno di Cristo, che è un ritorno storico, non è religioso. Cristo viene a giudicare il mondo perché ha potere. Potere reale, amici, potere, potere, potere vero, tecnologico, scientifico. Il 13 maggio la Vergine dice ai pastorelli, 1917, sono venuta a chiedervi di venire qui per 6 mesi consecutivi, il giorno 13, a questa stessa ora, poi vi dirò dove e cosa voglio, quindi tornerò qui una settima volta. Non ci sono state altre apparizioni nella piazza di Fatima che riguardassero il terzo segreto di Fatima, se non quella che è venuta a Giorgio con Giovanni il 2 settembre 89, dove riceve le stimmate, inizialmente solo nelle mani. Poi nel tempo le riceverà in tutto il corpo, mani, piedi e costato, e riceve una missione che ha a che fare con tutto questo. Primo, la realizzazione del terzo segreto di Fatima, che parla della grande battaglia di Armageddon, che abbiamo visto dov'è, sta accadendo. Israele e l'Iraq adesso si tirano i missili, non c'è più l'ISIS in mezzo come foglia di fico a coprire le loro unità. La guerra internazionale è già cominciata. Quanto passerà prima che gli americani, i francesi, gli inglesi o gli italiani abbattano un jet russo? O prima che gli americani, o prima che i russi abbattano un jet americano? Quanto passerà? Siamo nella china. Io spero che in qualche modo tutto ciò l'uomo riesca a fermarlo, ma c'ho molti dubbi, visto come siamo combinati.
E Giorgio riceve dalla Vergine l'incarico di dire al mondo il terzo segreto di Fatima nella sua versione diplomatica, perché la Chiesa tradisce il mandato della Vergine di rivelare questo segreto nel 1960, perché all'interno si parla anche di una gravissima crisi, probabilmente uno scisma all'interno della Chiesa. Ma il testo diplomatico, dice la Vergine, è vero, manca solo una cosa, la visita extraterrestre, che oltre a essere una visita che ha a che fare con la salvezza dell'umanità e del pianeta, ma salvezza solo per chi se lo merita, per chi ha dimostrato, come diceva Vittorio Arrigoni, di essere umano. L'essere umano non è l'umanoide, l'essere umano è colui che vive in maniera solidaria, le chiamiamo azioni umanitarie. Quindi chi vive egoisticamente, che si fa gli affari suoi, è colluso, è differente, vigliacco, non è un essere umano, non può far parte di una nuova società. La nuova società deve essere fatta da persone incorruttibili, da persone che hanno interesse e volontà di azione per la sofferenza del prossimo. E quindi rivelare che soprattutto la visita extraterrestre è messianica, che questi esseri sono gli angeli di biblica memoria e la loro visita indica che siamo nel tempo del ritorno di suo figlio che viene per giudicare il mondo e infine smascherare l'anticristo, reiterando che siamo nel tempo del ritorno di Cristo, che è smascherare l'anticristo, fare i nomi e i cognomi dei responsabili della distruzione del mondo. Don Giovanni diventa anche un contattista e sono gli stessi extraterrestri, questo è uno dei tanti loro messaggi, dove dicono che loro hanno un programma di salvezza per milioni di persone, uomini, donne e bambini, che in solo 8 minuti bloccheranno l'eventuale inizio di una guerra nucleare, non permetteranno la distruzione del mondo. In meno di 10 minuti atterrano e fermano tutti. Tutto, ovviamente ci saranno molti morti perché comunque con le potenze di fuoco nucleare attuali che abbiamo visto, anche se ne scoppiano una decina, ci saranno milioni e milioni di morti. Hanno il compito di salvare non solo quella parte positiva dell'umanità ma anche il nostro pianeta, e che loro sono le legioni angeliche di Cristo. Quando Cristo dice a Pietro, se io volessi, il Padre mio mi dà più di 12 legioni di angeli, e 12 legioni di angeli sono 72.000 soldati, e dice più di 12 legioni. Chiudo con il filmato di un'analisi delle stimate di Giorgio, poi non so se c'è tempo per qualche domanda. Solo un fatto di enorme gravità può indurre la Santissima Madre Misericordiosa a infliggere questa sofferenza nel corpo di un uomo. Dobbiamo meditarle queste cose, amici, perché sono cose vere, non sono credo religiose, hanno un significato storico, hanno un significato sociale, hanno un significato fondamentale per il futuro nostro. Perché con la vita che abbiamo condotto fino a oggi, con i valori a cui abbiamo dato credito, ci stiamo ritrovando in questo spaventoso caos, in questo delirio autodistruttivo. Abbiamo scatenato un mostro che non siamo più in grado di fermare, lo disse Papa Benedetto a Fatima nel 2010. Che sangue questa maniera
ogni giorno e che ha fornisce in genere un importante termine di cultura come appunto il sabato dovrebbero recare come prassi che sarebbe facile informare in altri casi di significato che quindi penso che invece che si sono verificano le sembianze di ferite e diventa la sofferenza di Giorgio Longiorano che accompagna questa esaminazione, questa divagione di commento. Quello che lascia notevolmente impressionato è l'assoluta pulizia nella parte sangue della ferita, che non si accompagna a nessun altro sangue che ho potuto tastare, che per altri mesi e altri mesi è stato esaminato profondamente in laboratorio di analisi, che è dello stesso gruppo e dà le stesse caratteristiche del sangue rilevato dalle vene del signor Longiorano. Quello che resta, a mio avviso, assolutamente inspiegabile è l'assoluta pulizia che dura da 30 anni e dato che ho avuto modo di vederne già altre volte devo constatare che non subisco a quel tempo delle alterazioni che non denotano una evoluzione verso forme di degradazione, di degenerazione organica delle ferite o dei tessuti circostanti. Grazie Zice. Testimoni, le ho viste in Italia, in Europa, in Latinoamerica, in America, le ho viste dappertutto e vi assicuro che per quanto possa essere bello il filmato, quando ce l'hai sopra la tua testa dici cavolo, sono qui davvero, ti viene da dire così, ma dipende da noi, dalle nostre scelte di vita, non dipende da loro, non dimentichiamo. Per le domande non c'è tempo, vero? Una sola, una domanda. Una domanda. Vuoi far vedere l'astronave d'oro di Antonio Urzi? Non c'è tempo, Carlo. È su YouTube l'astronave d'oro. L'astronave d'oro filmata il 17 aprile da Antonio Urzi è il segno che sta per iniziare l'età dell'oro. In Luca capitolo 21 l'Evangelista dice, cioè Cristo dice, quando queste cose inizieranno ad accadere alzatevi e levate il capo perché la vostra liberazione è vicina, la liberazione di chi ha a cuore l'amore, la bellezza, la fratellanza, l'amicizia, l'armonia. Chi ha a cuore questo può incominciare a essere felice pur nella tristezza di ciò che accade, perché Cristo sta tornando a porre ordine. Vi ricordo, scrivetevi, così vi mando quel materiale che è molto importante. Oh, ve lo ricordo, ai tavolini lo trovate in parte anche lì. Finito, finito, siamo finiti. Facciamoci l'ultima foto, selfie. Carlo, già che c'ho un maluco.